una tua opinione sulle prossime elezioni regionali. Totalmente imprevedibile, non sappiamo cosa faranno le coalizioni, se si spaccheranno. Mi sembra di capire che i fratelli Occhiuto vogliano fare una lista loro, il centro-sinistra è spaccato perché c'è la questione Oliverio e Callipo. Interno all'otto, devo dire, balcanizzata la situazione, quindi una regione che avrebbe bisogno di un minimo anche di armonia, di dialogo tra le forze istituzionali, addirittura divisa all'interno delle proprie coalizioni, quindi non sono in grado di fare qualche previsione. Il centrodestra sulla carta è avvantaggiato, questo non c'è il minimo dubbio, però per come si stanno presentando le cose potrebbe uscire anche una sorpresa, c'è anche la variante Tansi. La variante Tanzi al centrodestra al momento sembra in pole position la Santelli. Secondo te alla fine andrà in porto? Ma io non vedo perché non potrebbe essere la Santelli. Cioè la Santelli comunque alla fine sono anni che si identifica questa regione, la cura la componente di Forza Italia, è la responsabile. Non capisco, è donna. E politica la sa fare, non, al di là delle antipatie personali, io non vedo quale possa essere il problema. Io personalmente la scelta di una donna, Santelli o Vanda Ferro, la sposo in pieno. E invece Callipo è un imprenditore che ha dato tanto alla Calabria, a centrosinistra Callipo, Oliverio, insomma Oliverio che fa un passo indietro, un avanti, non si capisce ancora bene qual è la posizione, come lo vedi questo centrosinistra? Che correrà diviso, perché addirittura c'è Callipo, Oliverio e Tanzi che comunque è di area centrosinistra, non è certo un uomo di centrodestra. E quindi correrà diviso perché Zingaretti non ritira Callipo e quindi Oliverio si ricandiderà. Quindi il centrosinistra sarà ulteriormente indebolito. E non credo che Oliverio farà un risultato, difficilmente vincerà, ma darà fastidio. Faccio insomma una domanda che forse non si fa, ma insomma la tua preferenza rispetto a questi candidati? Ma Callipo è una persona di grande spessore, è imprenditoriale, quindi massima stima. Non lo conosco come politico, non so come agirebbe, però è un grande imprenditore. Oliverio ha fatto delle cose positive, altre secondo me è mancata per tante responsabilità, però ha messo in pista dei progetti che si vedranno più avanti. Ripeto, la Santelli, why not, perché no? E il problema è che non si sono messi d'accordo tra di loro, nulla da dire sulle persone. Cioè non c'è, ecco, le modalità dei fratelli Occhiuto non mi piacciono. Devo dire questo, o questo, addirittura propongo mio fratello, mia cugina, insomma non mi sembra una grande immagine per la politica. Movimento del momento, quello delle sardine, che raccoglie, sembrerebbe da sinistra ma anche da destra ormai, cioè nel senso che è comunque visto come un movimento di rottura. Ben vengano le sardine, ben vengano i movimenti pacifici con i ragazzi che vanno in piazza, io sono favorevole, ragazzi vanno in piazza, sono pacifici, portano delle istanze. L'unica piccola critica che posso muovere, manca la proposta un po' forse, però ragazzi lasciamoli sfogare anche sti giovani. Io quando ero un ragazzo dell'85 alla statale di Milano andavo in piazza, facevo le occupazioni, perché dovrei criticare? Ma secondo te chi appoggerebbero le sardine in Calabria? Nessuno, oppure hanno anche loro dietro insomma qualche politico che un po' tira le fila? Ma io vedo, secondo me Callipo potrebbe essere, dà dal lavoro a tanti giovani, anagraficamente no, ma da un dialogo con Callipo lo vedo più facile forse che con Oliverio perché viene dalla società civile, però non lo so, comunque li appoggio, ma anche se fossero dei ragazzi che parlano al centrodestra, ben venga, ragazzi, ma cioè sono giovani, i giovani devono protestare e proporre.